Buonasera a tutti e benvenuti a Casa Roma ancora una volta. Stavo giusto leggendo un po' di giornali per passare il tempo. Sono andato a ripescare un po' di riviste anni 60 del panorama musicale giovanile nostrano. A partire dal 1963 ci si rende conto che i giornali e i giovani hanno bisogno di un collegamento, cioè è un mercato vero e proprio da sfruttare. I giovani sono nati con l'esplosione dei Beatles, ormai dietro l'angolo viene sfruttato tutto quello che è un mercato che va dall'abbigliamento, ovviamente dai dischi, la musica, e all'informazione giornalistica. Nascono diverse testate nel tempo che segneranno il decennio, anche se alcune moriranno dopo non molto, qualcuna non sopravviverà magari alle grandi stagioni, però insomma il decennio lo attraversano tutte abbastanza bene. Allora avevo in mano una copia di Giovani, questa è una rivista che nasce da una rivista di moda, era un inserto di Marie Claire, questa rivista che all'inizio si chiama, questo inserto, Giovanissima, e poi semplicemente Giovani, per allargarlo probabilmente a un panorama più largo. Gli argomenti sono di moda, di pettegolezzo, ovviamente sono molto leggeri, ma soprattutto di quello che arriva anche da oltre Manica. Beatles, Gianni Morandi, Rita Pavone occupano la prima pagina praticamente una volta su tre. Il giornale, tra l'altro, esce con cadenza settimanale, quindi una cadenza importante, costa 150 lire, quando ricordiamoci che negli anni 60 uno stipendio non supera i 100-150 mila lire, già per più fortunati, parlo di manovalanze e operai, al mese. E allora diamo un'occhiata a un altro giornale, in questo caso un'altra copia, siamo nel 67, i Beatles sono in India e vediamo qui come Paul, ritorno dall'India, grande decisione, forse lascerà pure i Beatles. Già nel 67 il pettegolezzo arriva, cambierà ragazza, ecco, questo è quanto arriva. Abbiamo invece un servizio poi di moda legato a Antoine, il cantante francese, e tante altre cose così. Abbiamo visto i Beatles qua ancora protagonisti, Ringo, perché ho lasciato Ringo India il Santone, insomma molte polemiche ci sono. I Giovani cambierà poi testata, arrivando fino ai primi anni 70, si chiamerà poi Qui Giovani e morirà seppellito però dal successo di un'altra rivista di cui vi parlo adesso. Intanto andiamo a vedere altre due, l'altra rivista, pensate, questa copia la trovai negli anni 80 ad Amsterdam, in quel mercatino Waterloo Plain. Se ci siete mai stati, lo potete ancora visitare, penso, ci sono un po' una sorta di balloon, mercato delle pulci. Qui abbiamo un Celentano, in prima pagina siamo nel novembre del 1966, ecco, Big è già una rivista un po' più per adulti, perché ci sono una serie di editoriali come questo Sveglia Ragazzi. Pensatevi, oggi abbiamo questa serie di svegliatevi che ci dicono di condividere delle cose. All'epoca questo era l'editoriale. Mai firmato se non a nome Big, ma diversi nomi interessanti come Fabrizio Zampa, già batterista dei Flippers, si occupava di musica, poi negli anni si è occupato molto spesso e volentieri di musica e di Sanremo. Ecco qua, allora ancora una copertina da uno di questi giornali, ancora da Big, lottare per studiare. Siamo nel dicembre del 1967, il 68 alle porte, quindi si parla di queste notizie, e ancora questo I razzisti della Zazzera, un editoriale che appunto parla di come i capelloni siano inseguiti. C'è un'altra rivista di cui purtroppo non ho una copia da farvi vedere, che si chiamava Ciao Amici, versione italiana di una rivista francese che si chiamava Salut les copains, per l'appunto una rivista de dedicata a musica e ai giovani. Ciao Amici, tradotto letteralmente. Le due riviste arrivano al 1968 a incontrarsi e a fondersi in un'unica rivista, per un certo periodo fino al 1969, non so quanti numeri ne siano usciti, con il nome di Ciao Big. Però i tempi cambiano, quando la musica comincia ad evolversi e diventa progressiva negli anni 70 e soprattutto subito dopo l'arrivo del film di Kubrick 2001, Odissea nello spazio, viene sfruttato, e il titolo della testata
diventa Ciao 2001, appunto, in omaggio al film di Kubrick. E Ciao 2001 invece avrà vita lunghissima. Se Ciao Amici e Big non arrivano alla fine del decennio, da questa fusione nasce un lavoro, una produzione che arriverà pressoché indenne fino al 2000, ultimo anno di pubblicazione di questa rivista. Che è sicuramente stata più evoluta, soprattutto nei primi anni era una rivista molto interessante, negli anni ha avuto poi la concorrenza di altri giornali, negli anni 80, sicuramente più dedicati a una cultura underground, soprattutto alle pubblicazioni, pensiamo cosa sono stati il Mucchio, Buscadero e Rockerilla, soprattutto all'inizio degli anni 80. Con questo per questa sera è veramente tutto, torneremo a parlare di riviste, ancora una volta da Casa Roma, Lele Roma, vi ringrazio per avermi seguito.